studi, non hanno il figlio che donna non deve studiare. La famiglia mia e tutti, non trovi nessuno analfabeta, tutti abbiamo studiato, femmine e maschi, tutti hanno studiato. Allora, come che diceva mio padre? A famiglia nostra mi diceva sempre che non lo studi, ti lo mando via. Non mi serve, perché stava con la vergogna che il figlio mio, è figlia mio, perché non deve studiare? Non voleva una persona analfabeta, non voleva. Allora, e la donna nostra, tutti hanno studiato. C'è la mia moglie che sta qui da poco, che sono venuto in Italia, è studiata. Anche io non volevo sposare con una persona analfabeta, non volevo, non mi piaceva. Perché la famiglia, io ho crescito una famiglia di libertà. Certo, sono musulmano, io voglio l'Islam, perché io ho cresciuto con l'Islam. Ho nato a paesi che era sempre Islam. Carino, tutto bene, però. Allora, se tutto bene, ti voglio solo significare un piccolo particolare. A Kabul. Non è piccolo. No? A Kabul. Le donne non ci sono. Ci sono i talebani, ci sono i talebani, i quali fanno indossare il burka alle loro donne, le discriminano, le lapidano. Insomma, non è che sia questo mondo felice che tu stai descrivendo. Ovviamente io capisco che tu difenda il modello religioso, fin qui niente da dire. Poi c'è quella che io chiamo la praticaccia della realtà, e la praticaccia della realtà ci dice che tu sei andato da Kabul e sei venuto qua, e non credo perché così, non sei venuto qua perché. Allora ti spiego quello. Prima ti spiego i talebani chi sono. Io ho studiato per motivo di studiare, che mi dicevano l'ingegnere, mi hanno mandato via dal paese. Prima, quando mi sono laureato, stavo lavorando con loro, con tutto il mondo. E dopo ho incominciato a lavorare con gli americani, sempre per fare la strada, i ponti, i canali. Sì. Allora, i talebani non sono tutti afghani, non sono per esempio tutti i pakistani, okay, dal paese iraniano, i talebani internazionali del tutto il mondo, anche c'era gli americani. Sì. Chi ma? Allora, ma? Io mi sono scappato di là perché stavo lavorando con gli americani e stavo facendo la strada e ponti, loro non volevano queste cose. Perché non volevano? Loro volevano ammazzare gli americani, o ammazzare i militari italiani, o ammazzare i militari di tutto il mondo che stavano là. Ci siamo arrivati. Allora, welcome to the real world. Allora, mettevano la bomba sotto terra per ammazzare loro. Allora, però sempre lo dicevano che Islam diceva così, però Islam non diceva così. Beh. Che alza lo ammazza qualcuno senza quale motivo, perché? Allora, io sono un Islam che è scappato di là, sono venuto qui in Italia, adesso sono asilo politico qui. Con la bambina, pure io. Poi scappato, ho fatto 3 mesi di viaggio per venire in Italia. Ho fatto tanti sacrifici. È scappato dal paese nostro, dall'Afghanistan, sono tornato a Iran. Chi viene in Iran, anche in Iran non ti vuole. Non ti vuole. Devi scappare tutti a piedi, fare la montagna, durante il giorno e durante la notte. Sì, certo. Loro fanno politico, però il problema lo lasciano tutti per il popolo povero che stanno stancati della guerra, che da 45 anni o 50 anni c'è la guerra, sempre la guerra, ammazzano i bambini, ammazzano le donne, ammazzano i giovani. Allora, mi ricordo quando sono stato a scuola, sono andato a scuola, come sono andato? 10 minuti ho fatto il viaggio a piedi per andare a scuola, 5 minuti stavo nascondo sotto qualche muro o qualcosa, perché stavo la guerra sempre. Io ma anche non... Ma è lì a Kabul questo? No, vicino a Kabul, a 60 km di Kabul, un paese che si chiama... Quando c'erano i sovietici? Sì. Okay. Allora, durante l'occupazione sovietica. Allora, io non avevo la idea che devo andare al parco un attimino per fare... almeno passare 10 minuti il tempo. E la televisione che non la conoscevo, perché non c'era. Era rovinato tutte le cose. E il telefono, il cellulare, queste cose che non c'erano. Beh, ti faccio una domanda e chiudi. Sei felice di stare in Italia? Sono felice di stare in Italia. Sì. 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 Sì.
hai fatto morire la Spagna, è quanto io non ho detto. Allora, Anna. Vabbè, però bisogna anche raccontare sì, cosa sta succedendo pagati e come vivono le donne pagate. Vai, abbi la senso. Cioè, qui come lui. Io. Allora. No, perché succede non lo sapete, ma il Parlamento è il posto più incasinato di casa. Si alzano e fanno quello che vogliono. Qui non è il Parlamento, convincono altre regole. Da su conferma, sta facendo l'esperienza di sotto il segretario, quindi dà lì, il Parlamento si alza, quello che c'è di qua. Ce la vinta, non... abbiamo la vinta. La vinta non qui. Abbiamo la vinta. Ah, facciamo le cose per me. Anna, prego, adesso raccontaci la tua esperienza. Silenzio in sala. Che esperienza, cioè prima di Tunisia? Prima in Tunisia, durante, qua ci racconti un po' chi sei, cioè perché ti abbiamo chiamato a fare. Dai. Tramite appunto la mia esperienza in Tunisia, da tutto quello che ho sentito adesso, secondo me ci sono. Il mondo arabo non è tutto uguale. E qua per esempio siamo tutte e tre, se ho capito bene, musulmani, ma sì, abbiamo, però con esperienze diverse, secondo me l'Islam non è unico, ci sono molti tipi di Islam e la Sharia, cioè la legge musulmana, visto che è una legge, quindi si può interpretare in diversi modi, in modi molto, cioè variegati, sì. Quindi ecco. Ti manca la Tunisia? Certo. Allora, ti manca la Tunisia. Ci torneresti a queste condizioni come oggi? Sì o no? Bisogna capire com'è la condizione adesso. Voglio sinceramente sto aspettando. Non siamo nel campo della problematica scientifica, siamo nel campo di tutti i figli o no? Torneresti? Tornerei volentieri. Torneresti a casa tua. Questa è già una dichiarazione importante, cioè una dichiarazione di speranza. E cosa ti ha insegnato l'esperienza italiana? Ho capito che a te te le devo cavare come la dentista. Cioè, la mia esperienza italiana in realtà non è nata adesso che sono in Italia. No, è nata quando eri in Tunisia. È nata quando ero in Tunisia. Ma non lo posso dire io, lo devi fare. Visto che quindi ero insegnante di italiano, quindi ho studiato italiano, facevo parte di un gruppo di professori che hanno fatto una ricerca sull'immigrazione italiana in Tunisia. Quindi per me la lingua italiana era, diciamo, una passione da sempre. C'è un fatto per esempio che in Tunisia dagli anni 70 credo, per dire come la cultura italiana arrivava in Tunisia, avevamo il canale nazionale tunisino, la Rai 1, quindi fino a pochi anni fa tutti i tunisini parlavano italiano, diciamo, abbastanza bene. C'erano tutti Totti, no? Raffaella Carrà, mio papà. Ma sa cosa abbiamo esportato in Tunisia? Tu che cruci le forze che quelli fanno la rivoluzione. Ok, mi dai il microfono. Va bene, allora, adesso ci divertiamo un po' di più. Question time. Chi comincia? Io. Ammazza che decisione. Allora, question time. Scusa, devo un ringraziamento a Claudiana che ci ha portato a questa testimonianza, sì, ma non so perché ce l'ha portata, anche perché queste persone in questo momento a vario titolo sono collegate alla sua rete di sostegno, che è una rete per richiedenti asilo e per fondi. E quindi si alza, venga, qua, si faccia vedere, fatene un applauso. L'unico è questo, non ti conosco. Hai 30 secondi per Io invece ringrazio, come ho fatto la prima serata delle sfide, l'onorevole Mantovano, perché come dicevamo prima ci è voluto coraggio a fare 6 serate intere, 6 sabati pomeriggi, anche un altro che ci sarà su questo argomento.
Io da immigrata, i leccesi mi conoscono, mi chiamano ancora la ragazza albanese, per me la soddisfazione più grande, ecco perché ho detto, mentre Maritù parlava, ha interrotto una catena, ecco la soddisfazione più grande è che l'Italia, appunto come dicevi tu, si sta dimostrando con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue lacune, con tanta approssimitività in materia di immigrazione, si sta dimostrando un paese che sa accogliere, un paese che sa comunque offrire delle opportunità per chi li sa accogliere. Questa è la prima felicità. Quel faretto è collegato sopra di lei. Ha ragione la signora, parla sempre lei. Dai. Allora, volevo chiedere se le donne nei vari paesi arabi hanno opportunità oppure no di formare associazioni. E in qualche paese, per esempio ho degli amici tunisini, so che c'è una bella differenza fra la vita di Tunisi e i paesi della costa e quello che c'è all'interno. Se c'è differenza anche in questo, nella condizione della donna. Cioè una donna che vive a Tunisi è diversa, ha diverse opportunità dall'interno, c'è anche il deserto, c'è la montagna. Grazie. Bravo, ottimo. Bravo, io sono bravissimo. Ti risponde? Vai, va bene. No, allora, io parlerò della Tunisia, visto che sì, è un paese. In Tunisia ci sono state dal 50 associazioni di donne. Lei pensa che dal 1940 c'è stata la prima rivista femminista nel mondo arabo che è fatta in Tunisia. Quindi adesso sicuramente tra le città delle coste, della costa e gli interni c'è una grande differenza, ma questo non riguarda solo le donne, perché purtroppo anche i giovani, o cioè gli uomini, non hanno la stessa opportunità che si può trovare sulla costa. Bene, grazie. Allora, chi vuole intervenire? No, farò diverso, poi vengo da me. Andiamo nelle ultime file. Le ultime file sono quelle di quelli intelligenti ma sfaticati. Prego. Io volevo chiedere alla sottosegretaria se hanno notizie dei paesi che sono, diciamo, al di sotto della fascia mediterranea, se, diciamo, ci sono focolai, diciamo così, di primavera, se avete qualche notizia in merito, perché, diciamo, io mi sono un pochino documentato, però ho trovato che c'è un totale silenzio rispetto, diciamo, a livello di informazioni su questa, su questo argomento, se avete voglia. Ma guarda, se per questo c'è stato il silenzio anche sul Nord Africa, l'Africa nera c'è il vento, c'è il problema che sono dimenticati, nessuno parla di loro, nessuno parla di nessuno, anche delle rivoluzioni primavera araba, nessuno ne parla più perché nessuno vuole parlare, perché disturba qualcuno parlare di queste primavere arabe, perché qualcuno comunque l'Africa nera è ormai è un massacro, cioè ci sono le tribù, i gruppi che si ammazzano ogni giorno, cristiani e musulmani, c'è un disastro. Se andiamo in Nigeria, se andiamo in Darfur, neanche ne parliamo del Darfur, Darfur è una popolazione stremata e nessuno ne parla. Lì c'è il fatto che la rivoluzione, il problema è che nessuno ne vuole parlare. Marta? Sì, purtroppo se prendiamo un caso macroscopico, un paese importante dove avete visto cosa è successo a un povero Stato italiano, la Nigeria, effettivamente lì si cristallizza l'ipotesi più terribile alla Huntington, cioè la guerra, lo scontro di religione in cui le comunità cristiane contro le comunità musulmane sono perdenti. Lo stesso rischio c'è in Egitto. In Egitto ha un'importante minoranza copta che in questo momento rischia davvero, è abbastanza a rischio e perseguitata. Io credo che va visto paese per paese, insomma, io sarei contraria, io ideologicamente per così dire,
dire, a ritenere che tutto quello che attiene all'Islam è per forza fondamentalista e per forza una minaccia.